scuola accesa, senza banchi e quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa, e anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa. Bambine e bambini, la scuola è accesa. Domenica 26 aprile 2020, 40ª puntata, un traguardo veramente notevole. Nessuno avrebbe mai pensato di arrivare fin qui. Ed è bellissimo esserci, è bello sapere che ci possiamo tenere compagnia anche questa sera e senza grosse pretese. Sapete, la versione weekend è poco più di un pasticcino, non una vera e propria portata. A volte anche una cosa piccola riesce a chiudere un pasto nel migliore dei modi. E allora chiudiamo questa settimana con un dolcetto. Anche se, a dire il vero, io con i dolci non sono affatto bravo. Mi intendo molto di più di pizze, sì. Io sono il pizzaiolo di casa. Non faccio grandi cose. Mi diletto a impastare, farcire, cuocere e naturalmente a mangiare il prodotto finale, la pizza. E oggi ne ho fatta una. È riuscita bene. A dire la verità, ho cominciato ieri e ho aspettato ben 36 ore totali. Infatti, avevo letto in un libro che una lievitazione lunga aiuta la pasta ad essere più leggera e dà un risultato finale più buono. E devo dire che così è stato. La mia pizza era veramente buona. Tutto però è iniziato ieri pomeriggio. Ho unito farina, acqua, lievito e sale. E poi ho lasciato che tutto riposasse fino ad oggi. Poi ho steso la pasta, l'ho farcita, ho messo tutto in forno e boom! Mi è uscita una vera delizia. E pensare che il lievito lo ho trovato per un pelo, con non poco sforzo, in un negozio vicino a casa. Di questi tempi non è facile trovarlo. Scarseggia come la pazienza, che ormai è quasi finita. Dopo giorni rinchiusi in casa, si sa, viene meno anche quella a volte. Ma il lievito è necessario, altrimenti la pasta non si ingrossa. La pizza non verrebbe affatto buona, anzi, non sarebbe proprio una pizza. Allo stesso modo, nella situazione in cui siamo, la pazienza è necessaria per far diventare grandi i nostri sogni. Così come il lievito è necessario per fare la pizza e il pane, anche la pazienza è un ingrediente fondamentale di questi tempi. Pensavo, e se questo periodo che stiamo vivendo fosse solo un periodo di lievitazione, di attesa, un tempo necessario per far diventare la nostra vita più buona e i nostri sogni più grandi? E poi, quando si potrà, la morderemo con gusto, perché sarà lievitata al punto giusto, sarà croccante come deve essere e anche più digeribile. Mi piace pensarla così. Magari è solo una mia sciocca fantasia, sapete, di questi giorni, col tempo a disposizione, la testa produce i pensieri più impensati. Magari sono davvero solo sciocchezze. Già, ma io mi aspetto che la pizza che ne uscirà sarà buona come non lo era mai stata. Aspetto che la vita, poi, sia come non era mai stata. Di certo sono solo pensieri, niente di concreto, ma io, quando uscirò, la voglio mordere davvero la vita e so che sarà più buona perché è lievitata bene, perché l'abbiamo pensata e sognata con pazienza, ogni giorno. Beh, vedremo, mi sbaglierò, ma sognare non costa nulla. E poi, io ho tanta fame. Beh, buonanotte bambini, vi auguro di avere tanto appetito. Lasciamo che ora tutto riposi per il tempo che deve e poi ci gusteremo la nostra vita come non avevamo mai fatto prima. A domani. Sogni di lievito. La scuola accesa, senza banchi e quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa, e anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa.